Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi grazie a cafago.com provo questo Ulefone S8 Pro, terminale interessante per il rapporto qualità-prezzo perché vi dico subito che con il coupon che trovate in descrizione su Cafago potete acquistarlo a circa 85 € e soprattutto lo spediscono dal magazzino Germania, quindi in 3-4 giorni vi arriva. Questa è la confezione, all'interno della quale troviamo anche una custodia in TPU. E vediamo cos'altro abbiamo. Solite pellicoline, alimentatore e cavetto USB, micro USB. Niente di più, niente di meno. Mettiamo via tutto e andiamo a prendere il telefono. Eccolo qua. Allora, telefono in colorazione nera in questo caso. Andiamo ad accenderlo. Mentre si accende facciamo un riepilogo delle caratteristiche. Abbiamo un display da 5,3 pollici HD, un processore MediaTek quad core da 1,3 GHz a 64 bit, quindi un processore che ormai ha già un paio di anni, però comunque rimane discreto in questa fascia di prezzo. Android 7.0, 2 GB di RAM, 16 di memoria, fotocamera doppia qua dietro, una da 13 e una da 5. Quella da 5 servirebbe per fare foto monocromatiche più o meno, ma non ve le faccio neanche vedere perché sembrano immagini sfocate e basta. Dopo vi faccio vedere quella principale, ovviamente. Fotocamera anteriore da 5 megapixel con il flash LED anche anteriormente. Batteria removibile da 3000 mAh. Autonomia, vedremo dopo, è sufficiente, ma non eccedente come potreste pensare visto la capacità della batteria. E basta. Il telefono pesucchia perché siamo sui 185 grammi, quindi non poco. E però ha un ottimo touch and feel, infatti le cornici sono in alluminio, molto in metallo, potrei dire molto solido. Qua in alto l'ingresso per la micro USB, ingresso per le cuffie. Qua dietro il sensore per le impronte digitali, che funziona abbastanza bene, l'ho provato, non è infallibile, ma va bene abbastanza. Altoparlante, primo microfono, bilanciere e accensione spegnimento e basta. Come vedete va a stondarsi ai lati, quindi molto comodo, ergonomico, ripeto, solo il peso si fa sentire. E soprattutto una cosa che mi dà fastidio in questa colorazione nera è che la back cover trattiene parecchie ditate. Adesso l'ho pulita, quindi non si vedono molto, però insomma ne trattiene parecchie perché ha un effetto gommatino, diciamo. Android è praticamente puro, diciamo, come interfaccia. Qua abbiamo il menu delle applicazioni con possibilità di fare la ricerca delle app. Toggle rapidi, abbiamo una pellicola preinstallata, Android 7.0, solite impostazioni, possibilità di nascondere i tasti, non ci sono tasti soft touch qua sotto. Parliamo subito di ricezione. Allora, abbiamo il 4G, quindi diciamo bene per questa fascia di prezzo, non è sempre scontato, anche oggi purtroppo. Il GPS funziona abbastanza bene, ho provato Maps, il primo fix è stato leggermente più lento del solito, ma nulla di che. E anche la qualità in capsule del microfono è nella media, non ho avuto nessun tipo di problema né ad ascoltare l'interlocutore né a farmi capire. Proseguiamo subito con la fotocamera, per sbaglio ho aperto il Play Store. Ok, ogni tanto i tap non vengono recepiti al primo colpo. Mettiamo un po' a fuoco, messa a fuoco è abbastanza veloce. Faccio vedere, precisa nella media, insomma, nulla di che. È un telefono comunque base di gamma, però ha tante funzioni. Abbiamo l'HDR, abbiamo lo stabilizzatore di immagine elettronico, abbiamo solita panoramica, bellezza video in Full HD, insomma, tutte le funzioni principali ci sono. Andiamo a vedere le foto che ho fatto. Le classiche foto di test. Allora, magari zoomiamo un pochettino. Tac, ecco. Foto aperto, un po' giallognole. Qualità abbastanza buona, però con una definizione abbastanza buona. Qua è un conto luce, di foto molto difficile. Foto al mio cane. Discreta, ecco, bisogna stare molto fermi quando si fa la foto perché fare la mossa è un attimo. Macro abbastanza buone. Qua già c'è meno luce e si vede un po' più di rumore video nelle parti scure, quindi ecco, con buona luce foto ok, con scarsa luce foto così così. Comunque dai, nel complesso meglio di tanti altri che sono fatto vedere fatto in camera così al volo.
Non è male. Alla fotocamera darei, considerando la fascia di prezzo e tutto, anche un bel 6,5, 7, 6/7, diciamo, dai. La funzionalità della seconda fotocamera è praticamente inutile, ve lo dico subito, quindi bello da vedere la fotocamera, ma non utile. Fotocamera anteriore col flash LED, quello sì, utile. Le foto non sempre vengono a fuoco, diciamo, tra virgolette, visto che il fuoco è fisso e non c'è l'autofocus. Proseguiamo parlando di, direi, prestazioni, quindi il solito Antutu e anche vi accenno sui giochi. Allora, 30.000 il punteggio su Antutu, quindi discreto, rispecchia un po' le caratteristiche del telefono e i giochi, ho provato il Real Racing che gira abbastanza bene con qualche lag, d'altronde abbiamo solo 3,2 GB di RAM, che sono abbastanza, ma insomma quando la memoria è piena potrebbe far fatica con qualche applicazione, magari un po' più lenta ad aprire, eccetera, eccetera. Beach Buggy gira benino, nessun problema anche lì, il telefono non scala più di tanto. E la batteria, ripeto, è in media, non va giù troppo velocemente, però da una 3.000 mi aspettavo qualcosina di più. Parliamo di display anche, dicevo un 5.3 pollici HD IPS, vediamo il solito video di test, la luminosità non è molto alta, ve lo dico subito che al sole, oltre ai riflessi, non si fa sempre, non è molto sempre, scusate, non è sempre molto facile riuscire a leggere magari. Angoli di visione sono, adesso qua in videocamera non si capisce benissimo, però sono buoni gli angoli di visione, quindi comunque un buon display come qualità. Fluidità di riproduzione per un Full HD decisamente buona, quindi nulla da dire anche sul display che mi è piaciuto. Sentiamo le casse. Allora, andiamo su. Scotta di musica. Bene, sbaccia. Il volume è un po' vattato, non altissimo. Volume appena sufficiente, direi. In macchina sicuramente si fa un po' di fatica a captare magari la viva voce quando si fa una chiamata o non so, il navigatore, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere Chrome come gira. Andiamo sul Corriere della Sera. Tastiera buona, veloce, reattiva, classica di Google. Mettiamo sito desktop. Ok. Come vedete, il browser anche gira bene. La definizione è comunque buona, insomma, le scritte si leggono bene anche senza zoomare tanto. Ok, beh, ho detto praticamente tutto su questo telefono. Batteria 3000 mAh con utilizzo medio se arriva a sera. Ovviamente giocando, se arriva a sera, diciamo, sono arrivato, l'ho usato 3 giorni e mezzo su telefono, 2 giorni ho fatto fatica perché l'ho utilizzato un po' di più. Ieri invece che l'ho utilizzato in modo blando, tra virgolette, solo WhatsApp, 2 chiamate e poco altro, sono arrivato a sera. Però insomma, non mi ha entusiasmato questa batteria. La ricarica non è rapida, è una ricarica classica. Quindi darei un 6,5 alla batteria. Nel complesso è un telefono che secondo me vale un 7, considerando soprattutto il rapporto qualità-prezzo, perché è un telefono che è piacevole da usare, nel senso come anche proprio utilizzo, consistenza, eccetera, peccato per il peso. Nel complesso non ha grossi problemi, magari non è un fulmine, però non ho mai riscontrato blocchi pesanti o cose da dover riavviare il telefono o non sono mai stato impossibilitato a fare qualcosa. A fare operazioni che di solito faccio con telefoni di fascia anche più alta, quindi questo sì, lo consiglio magari come primo smartphone per un ragazzino oppure come smartphone da battaglia o cose del genere. Sicuramente come primo smartphone magari vi consiglierei di spendere un 40 euro in più e andare su un telefono di fascia leggermente più alta. In ogni caso non resterete delusi se prendete questo telefono,
tutto a tutta la sufficienza, niente celle, niente è troppo buono, tra virgolette, quindi fate le vostre considerazioni in caso prendetelo. Link in descrizione, ringrazio ancora Cafago, se avete domande fatele pure nei commenti, lasciate un bel like, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!